studia, investi su te stessa, trova un lavoro e renditi autonoma. Con queste parole mio papà mi ha cresciuta in tutta la mia vita, dandomi l'opportunità di cogliere occasioni esattamente pari a quelle che avrebbe avuto un figlio maschio. Mi chiamo Anna Bonicelli, ho 49 anni e lavoro per uno dei gruppi bancari più importanti a livello europeo, Intesa San Paolo. Il mio lavoro consiste nello studiare, interpretare ed applicare le regole con cui si redige il bilancio finanziario. Nella mia squadra lavorano 30 persone e questo lavoro mi piace enormemente perché mi porta ogni giorno stimoli nuovi. Ogni giorno infatti devo studiare, avere risposte, non mi devo accontentare e mi devo confrontare con colleghi di ogni parte del mondo. E questo per me è l'aspetto più stimolante in assoluto. Oltre che dialogare con la Banca Centrale Europea e i vertici aziendali. Dialoghi molto sfidanti, ma nello stesso tempo ovviamente anche di grande soddisfazione. Non crediate però che tutto questo sia venuto in un attimo e che mi sia stato subito offerto. Il mio primo ingresso nell'organizzazione aziendale è stato proprio dal gradino più basso. Io sono stata infatti assunta come sportellista cassiere, cioè come il collega di filiale a cui ci si rivolge per cambiare assegni, eseguire bonifici e così via. Non è stato semplice credere che ci sarebbe stato un futuro di ulteriore evoluzione. In tutti questi anni spesso ho creduto che difficilmente le cose si sarebbero sistemate, ho creduto che non sarei stata capace di conciliare vita lavorativa e vita familiare, soprattutto quando i miei due figli sono nati e i primi anni era veramente difficile, faticoso, alzarsi dal letto e recarsi al lavoro ogni mattina e sostenere una giornata lavorativa intensa. Tutto questo però è sempre stato anche motivo per andare avanti, per non demordere e per essere tenace. Grazie anche all'aiuto del mio compagno di vita, di mio marito, che mi è sempre stato accanto, lasciandomi libera di scegliere e sostenendomi quindi in ogni mia scelta. Ecco, a posteriori posso dire che tenacia, determinazione e ambizione siano state le tre caratteristiche che forse mi hanno più distinto in questi anni e che mi hanno fatto davvero tener duro e desiderare di avere sempre un progresso a cui ambire. Ed oggi con orgoglio posso dire che i miei due figli maschi stanno crescendo con l'esatta normale convinzione che non ci sia nulla che può fare una donna e che non può fare un uomo, e altrettanto nulla che possa fare un uomo e non una donna. Non esistono lavori femminili e lavori maschili, non esiste nessun ruolo precostituito per una donna o per un uomo. Esiste quello che noi vogliamo dalla nostra vita. Quindi, di conseguenza, investite su voi stesse, credete in voi stesse e vogliatevi bene. Penso che tutto il resto poi verrà da sé. In bocca al lupo a tutte e a tutti.